telegramma della vittoria di Diaz nella Prima Guerra Mondiale, che era stato messo in tutte le scuole obbligatoriamente, finito il primo conflitto mondiale. Mi ha fatto piacere lavorare col regista, che è bravissimo, e mi ha rimesso a contatto ancora con le tecniche del montaggio della televisione, che sono state il mio lavoro, perché io sono un giornalista. E ho lavorato per quasi 20 anni, prima alla TV della Svizzera Italiana e poi a Telenova. E quindi sono stato, mio malgrado, non avendo trovato altri imbarghi, un pioniere del giornalismo televisivo privato. E ho visto come ha lavorato, come lavora, le riprese, eccetera, e mi sono sentito da un lato nell'obbligo di dover fare un corso di aggiornamento alle mie capacità professionali, e poi sull'altro lato invece ho apprezzato moltissimo poi come hanno lavorato. Ne è venuto fuori un prodotto, ha ragione Monsignore, non per la mia presenza, io sono l'ultimissima ruotina del carro, ma è venuto fuori una documentazione molto interessante. Ho trovato una conferma, un indirizzo dei miei corsi di storia del giornalismo alla Cattolica, perché io dico sempre che la storia del giornalismo può essere intesa in 3 modi. La storia di giornali, giornalisti ed editori, storia del giornalismo propriamente detta, la storia nel giornalismo, perché quasi tutti i giornali parlano ogni tanto di storia, rievocano delle pagine della storia e lo fanno attraverso non solo degli esperti, ma soprattutto dei giornalisti. E poi la storia dal giornalismo. E qui c'è proprio l'esempio perfetto di com'era il passato ricavato dai giornali. Guardate, è preziosissimo questo fatto. Molto spesso i giornali vengono considerati, è vero e lo sono, la fabbrica del presente, come diceva Alberto Cavallari in un suo memorabile libro fatto per la Sorbona. Finita però il presente, via. No, il presente va conservato, come presentato dai giornali, va messo a paragone nel tempo con le fonti documentali, e il giornalismo e i giornalisti hanno la possibilità di offrire per la ricostruzione del passato un contributo enorme, perché quello che agli ufficiali di scrittura o a coloro i quali si occupano di ricostruire una pagina degli avvenimenti tramite la documentazione più precisa, eccetera, sfuggono tutta una serie di cose che appartengono al vissuto e che invece i giornalisti vedono, devono vedere, perché è il cuore della loro ricostruzione. E questo è stato il secondo dato importante. Il terzo dato è che ho trovato ancora una volta la conferma: se si fa bene storia del giornalismo, la storia del giornalismo serve. Perché serve? Io ormai, cioè, ho l'età che ho fatto anche sia una professione che l'altra per molto tempo, non ho motivo di fare difese di ufficio di quello che ho fatto. Mi è piaciuto, mi piace e lo continuo a fare finché potrò. Ma se si studia bene la storia del giornalismo si ricavano un sacco di suggerimenti da proiettare nel futuro, intanto per non ricorrere negli errori del passato, ma poi perché determinati coordinate, costanti, rimangono, e se uno le ha ben fisse in testa e le contestualizza nell'età in cui vive, secondo me ne trae dei suggerimenti che possono essere molto utili, perlomeno per evitare gli errori del passato. Con l'augurio di un buon Natale e di un anno nuovo 2017, vi saluto e vi auguro di rivederci presto.